Banca Adria, oggi approvazione del bilancio. Com'è andata, Presidente? Molto bene, un bilancio storico, un bilancio importante di 11 milioni e mezzo di utile, un bilancio che consolida il patrimonio della nostra banca e che dà sicuramente nuova linfa per poter fare nuovi impieghi, dare nuove risorse al territorio che ha bisogno di essere sostenuto in questo momento assolutamente difficile, dove i tassi si stanno alzando, dove i costi energetici hanno messo veramente in difficoltà le nostre imprese, le nostre famiglie, e quindi il nostro lavoro è proprio per sostenere i nostri soci, i nostri clienti, la nostra comunità, perché questa è la nostra mission e questo è l'obiettivo e l'impegno che stiamo portando avanti. Obiettivi per il 2023? Obiettivi di consolidare la grande crescita, di spingere molto le nuove filiali, i nuovi investimenti che abbiamo fatto, primo fra tutti Padova in corso Stati Uniti, ma poi la prossima che andremo a riaprire nuova che è Bottrighe, storica nel nostro territorio, ma soprattutto rilanciare completamente le 32 filiali per dare assolutamente il meglio. Oggi si è parlato molto anche di giovani. Sicuramente, i giovani sono il nostro punto più importante, dobbiamo essere attenti alle loro esigenze, dobbiamo essere accattivanti, dobbiamo sicuramente stimolarli, dobbiamo continuare con le borse di studio e quindi a dargli dei supporti importanti perché possano crescere per la formazione, ed è sicuramente fondamentale continuare su quel percorso di essere banca del territorio ma vicino alla gente e soprattutto ai giovani, e anche essere attrattivi possibilmente.